Dinamo Minsk e Fiorentina. Il nostro inviato è Giuseppe Bissanti, Satellini. Buonasera, buonasera Emanuele Dotto, buonasera ai nostri radioascoltatori. Allora sì, si gioca a Borisov perché lo stadio della Dinamo Minsk nella capitale bielorussa Minsk è in ristrutturazione, anzi addirittura verrà ricostruito totalmente. E dunque si gioca qui a Borisov, alla Borisov Arena, dopo appena due giorni fa è maturato uno dei risultati più a sorpresa dell'ultimo turno di Champions League, con il Batte Borisov che ha eliminato l'Atletico, che ha battuto l'Atletico Bilbao per 2-1 che ha eliminato il Napoli ai preliminari di Champions League. Insomma, si gioca in questo stadio tutto nuovo, molto bello, da 13.000, anche se da Minsk a Borisov ci sono circa 90 chilometri, quindi non tutti sono riusciti ad arrivare, diciamo che sono circa 6.000 gli spettatori, con una trentina arrivati da Firenze. E il gruppo K, nella prima la Dinamo Minsk ha perso nettamente per 6-1 addirittura nel campo del PAOK di Salonicco, mentre la Fiorentina ha battuto il Genkamp per 3-0 alla Franchi. Filo del fuorigioco, non raggiunge il pallone Mertens. Aquilani porta in vantaggio la Fiorentina, destro al volo, 32esimo, Dinamo Minsk 0, Fiorentina 1 a fra pochissimo. D'accordo, subito, perché importante questo gol siglato dalla squadra viola che ha sbloccato dunque il punteggio in Bielorussia. Vai pure. E proprio così Alberto Aquilani porta in vantaggio la Fiorentina, uscita sicuramente non da ricordare, quella di Ignatovic su un cross dalla sinistra, è andato solamente a sfiorare il pallone il portiere bielorusso, sulla traiettoria si è trovato Aquilani, maglia numero 10, ha allargato il destro, l'ex romanista ha calciato di prima intenzione, a quel punto Ignatovic era fuori dai pali e il pallone potente si è insaccato. Bravo Aquilani a tenere bassa la sfera, visto che insomma l'area di rigore era abbastanza affollata, a centrare lo specchio della porta, però sull'azione sulla destra di Vargas l'uscita della portiere Ignatovic non è stata certo impeccabile, non è la prima volta. Attenzione, recupera Stasevic per la Dinamo Minsk, palla sulla sinistra, il cross di Stasevic, si coordina, colpo di testa e palla che va a lambire il palo. L'azione più bella forse di tutta la partita, questa l'ha confezionata la Dinamo Minsk con una fuga sulla sinistra di Stasevic, un cross alla centro, bravo Diomandé a spostarsi, a trovare la posizione sul vertice destro dell'area piccola della portiere tatarusano, ha impattato di testa centrando e cercando il palo più lontano, ci è riuscito, ma il pallone è andato davvero pochi centimetri a lato con il portiere tatarusano, che questa volta non avrebbe potuto fare niente. Bella azione della Dinamo Minsk che ha acceso i circa 7.000 spettatori presenti qui a Borisov. Bisantis. E beh, per poco non cambiava un punteggio nel girone della Fiorentina, con la Dinamo Minsk che si è divorata letteralmente il gol del pareggio. Palla persa sulla tre quarti da Marcos Alonso, è filato via Diomandé che poi ha visto meglio posizionato Stasevic, lo ha servito. Stasevic praticamente in posizione ideale per calciare in porta, alzato oltre sopra la traversa, divorandosi letteralmente il gol del pari. Attenzione ancora Fiorentina, area di rigore, il tocco, posizione regolare e c'è il gol del 2-0 messo a segno da Iličić. Si erano fermati tutti quelli della Dinamo Minsk, Iličić in posizione regolare è andato a battere e a segnare il gol del 2-0, il gol della sicurezza, proprio mentre il tecnico Zurawel stava per fare entrare il francese Frank Djajeje. E questo il giocatore che entra in campo con la maglia numero 9 al posto del numero 21 Figueredo, un uruguaggio che non si è visto mai. 16 minuti e mezzo qui a Borisov, la Fiorentina ha raddoppiato come raccontato in diretta, gol di Iličić, Dinamo Minsk 0, Fiorentina 2, Bratislava. Allo stadio Pazienski di Bratislava, Slovan Bratislava 0, Napoli 1, la linea a Borisov. Attenzione, torniamo a Bari. Prego, prima di Bari c'è il 3-0 della Fiorentina, Bernardeschi, aspettavo solo il mio turno perché Bernardeschi con il sinistro ha segnato il gol dello 0. Puoi trattenerti Bisantis per descrivere allora, anche il gol. Allora va bene, è stata un'azione della Fiorentina iniziata da Lazzari, proseguita da Iličić, si è smarcato Federico Bernardeschi che dunque segna il secondo gol in Europa League dopo quello al Genkamp nella gara inaugurale, quindi diventa il bomber di Europa League della Fiorentina. Sinistro facile facile sull'uscita della portiere e 0-3 con la Fiorentina assolutamente in discesa, superato il brutto momento quando ha rischiato di finire sull'1-1. Adesso c'è una sola squadra in campo, quella di Vincenzo Montella. Situazione
Frosinone, Dinamo Minsk 0, Fiorentina 3. Riepiloghiamo i gol di Aquilani al 32esimo, il raddoppio di Ilicic al 16esimo della ripresa e poi al 22esimo il 3-0 segnato da Bernardeschi. 0-3, linea credo allo studio. La Fiorentina ha nettamente battuto la Dinamo Minsk per 3-0. Fiorentina padrona del campo nel primo tempo, il gol arriva al 32esimo con una destra di Alberto Aquilani dopo un'uscita difettosa della portiere Ignatovic. La Fiorentina rischia nella finale di tempo, dove Tatarusanu è bravo per due volte con conclusioni da lontano e sull'ultimo il colpo di testa di Diomandé termina di pochissimo al lato, e soprattutto a inizio ripresa la Dinamo Minsk si divora il gol del pari con Stasevic servito tutto solo davanti a Tatarusanu. Poi però la Fiorentina prende le misure dell'avversario, arriva il raddoppio di Ilicic al 16esimo e poi il sigillo finale di Bernardeschi al 22esimo. Poteva segnare anche più gol la Fiorentina, poteva subirlo, ma Tatarusanu è stato bravo a mantenere la sua porta inviolata. Fiorentina che dunque replica il 3-0 della prima con la Genkamp, si porta a punteggio pieno a quota 6 e stacca tutti in testa al girone. Il risultato finale dallo Borisov Arena, Dinamo Minsk 0, Fiorentina 3, e la linea può tornare agli studi di Roma.